Buongiorno e benvenuti a questo incontro di dialogo e di approfondimento delle politiche e delle pratiche di gestione e di promozione della salute mentale. Incontro che fa parte di un ciclo di incontri promosso da Thais Tomé, che è una collaboratrice del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Psicologa, counselor, da diversi anni lavora all'interno dei contesti di prevenzione e di promozione della salute e una delle tematiche trasversali che sta sviluppando è proprio quello del dialogo tra approcci, professionisti, esperienze per andare a dare profondità, a sviluppare il confronto e la diffusione delle migliori pratiche per sviluppare progetti intorno al tema della salute mentale. Con noi c'è Cecilia Edelstein, psicologa, terapeuta familiare, mediatrice, fondatrice di Shinui, che è un centro di formazione e di ricerca sul pensiero sistemico, sulla terapia familiare. Centro di formazione che vuole anche diffondere proprio le idee, il pensiero della sistemica tra gli operatori e tra professionisti legati al mondo dei servizi, ed è anche fondatrice e presidente del CIPRA, del Coordinamento Italiano delle Professioni di Relazione di Aiuto. Con questo ruolo, Cecilia, grazie anche alla sua grande esperienza nazionale e internazionale all'interno del mondo della consulenza, della terapia e dello sviluppo della salute mentale a partire da una serie di principi e di presupposti legati al mondo della sistemica, ma anche legati a quello che sono i nuovi concetti di aiuto e di salute. Ecco, ci racconterà un po' l'esperienza del CIPRA e anche quali sono i principali elementi di confronto e di discussione. Io sono Pierpaolo Dutto, direttore della Scuola di Counseling Pratiche Sistemiche, e ho il piacere di lasciare la parola a Thais che condurrà questo dialogo e questo confronto. Grazie Pierpaolo, buongiorno a tutti, ringrazio anche Cecilia Edelstein per questa opportunità, giusto per localizzare un po' questo nostro incontro, questo è il quinto degli webinar che abbiamo fatto, sempre collegato al contesto di salute mentale, partendo da Trieste, no? Partendo del lavoro di Franco Basaglia e di tutti quelli che no? Hanno sviluppato il suo pensiero, il suo lavoro, le sue pratiche. Questo è stato anche motivato da movimenti che ci sono, dico in Italia e anche in tutto il mondo, perché abbiamo sempre una complessità di azioni, di pensieri e abbiamo anche dei rischi di retrocesso tante volte, no? Perché ci sono interessi diversi, idee diverse che non sempre vanno tanto per il verso della salute e cos'è la salute, cos'è la salute mentale, cos'è curare, no? Ci sono idee tante volte che sono un po' diverse in questo senso e anche arriviamo a una dimensione politica tante volte. Allora, queste discussioni, queste riflessioni hanno lo scopo proprio di rinforzare i legami, le riflessioni e questa idea proprio di cos'è curare, cos'è veramente seguire, curare, offrire il meglio alla persona che possa vivere, diciamo, la sua complessità, la sua vita. Bom, io la prima cosa che penso che sarebbe interessante, no, di discutere sarebbe proprio, pensavo di dire qualcosina sulle basi proprio, no? Del lavoro di Basaglia e poi fare queste connessioni, no? Abbiamo fatto alcune discussioni in temi diversi e oggi abbiamo questa idea di
fare delle connessioni con una visione, uno sguardo allargato, sistemico, no? Che poi ci dirà meglio Cecilia, ma che ci aiuta anche a capire tante cose e a affrontare tante questioni di oggi, no? Basaglia ha fatto tutto questo grande cambiamento in proporzione anche in Italia e che poi abbiamo veramente tutto un movimento nel mondo, no? Vi dico di tante esperienze che ci sono, Cecilia ci potrà raccontare altre. Dico del Brasile, per esempio, che è il mio paese di origine, no? La nostra riforma psichiatrica è stata molto, molto ispirata sul lavoro di Basaglia che è venuto lì e ci ha fatto capire che c'era un altro modo di curare le persone in sofferenza, no? Boh, possiamo dire che le basi sono, prima di tutto, quella sua famosa frase che apre, no? Un mondo. Di mettere la malattia tra parentesi, no? Tra parentesi, cioè non devo guardare quello in primis. Emerge la persona in tutta la sua ricchezza, la sua complessità e i suoi bisogni, no? I bisogni proprio della vita, bisogno di abitare, bisogno di un lavoro, bisogno di relazionarsi con le persone e con i contesti del suo territorio. No? E lui con questa idea è partito alla pratica, no? E gradualmente, come sappiamo, c'è stato tutto questo movimento di chiusura dei luoghi chiusi di cura, che erano i manicomi, no? Di chiudere le persone dentro, erano là tutta la vita, e questo era aperto Concetti, ha aperto il manicomio, no? Con la forza di legge che c'è stato nel 1978, e questo veramente è stato un grosso movimento. Quelli che oggi ci sono tante discussioni e tutto, si riprende il suo proprio pensiero che è rimasto aperto, no? Non si è arrivato a un modello fisso e questo è sempre aperto a trasformazioni, a riflessioni e noi abbiamo questa spinta del momento con tanti altri bisogni, altre complessità che dobbiamo veramente sempre essere in movimento, discutere, trovare altre strategie, altre risorse, tutto quello che possiamo costruire insieme, no? Boh, sarebbe un po' questo. E allora la prima domanda mia, Cecile, sarebbe un po' questa, no? Di tutto questo, come possiamo connettere con lo sguardo sistemico, con quello che fate oggi? Così partiamo dal generale e poi arriviamo a delle cose più in dettaglio. Allora, buongiorno Thais e Pierpaolo, grazie per avermi invitato per questa occasione. E dunque, la prima domanda, Thais, che mi fai è come ciò che è accaduto può oggi essere connesso con ciò che conosciamo come l'approccio sistemico o il pensiero sistemico. Direi che i punti di incontri sono molti e sono tanti, malgrado sono passati da allora quasi 45 anni e quindi la situazione è evoluta e non è più la stessa, no? Però credo che ci siano alcuni punti di riferimento e di base nel pensiero sistemico e nell'approccio sistemico che si connettono direttamente con quest'idea di umanizzare tutto l'ambito della salute mentale, no? Non so se in ordine di importanza, perché sono tutti molto importanti, sono connessi fra di loro. Mi viene da dire che un primo aspetto della sistemica e dell'approccio sistemico è quello di depatologizzare e capire la persona.
e non inserire le persone all'interno di riquadri, di diagnosi che certamente possono essere a volte di aiuto ai professionisti, sono meno di aiuto per le persone dirette interessate, no? Depatologizzare implica entrare nella vita di una persona, capire il senso, il significato di ciò che sta vivendo e di quello che gli accade. Il secondo punto che sicuramente è connesso è che la sistemica dice lavoriamo prima sulle risorse, non sul problema. Cioè quando lavoriamo sul problema andiamo sempre più dentro il problema. Se prima di tutto facciamo emergere le risorse e quando non le troviamo dobbiamo avere comunque una base di risorse, allora nella sistemica diciamo che sarà possibile insieme fare qualcosa. C'è un terzo punto che si è sviluppato a partire, diciamo, dagli anni 90, che è un aspetto, secondo me, assolutamente importante e non secondario, che sostiene che la persona diretta interessata, il cliente, il paziente, l'utente, come lo vogliamo chiamare, sia l'esperto di se stesso. Noi come operatori, come professionisti, possiamo essere esperti della comunicazione, di processi umani, di co-costruzione, di narrazione per magari anche aprire, allargare nuovi orizzonti, poter avere altri punti di vista, attribuire appunto altri significati di quelli che la persona attribuisce e che le fanno del male. Però quest'idea che la persona o le persone che noi stiamo accompagnando siano loro le esperte di loro stesse, ci rende, secondo me, da una parte ci pone in una posizione, come Cecchino, uno dei maestri milanesi, diceva, di curiosità, ma di sana curiosità, di voler davvero capire anche l'unicità della persona e il suo vissuto. E da un'altra parte ci consente di dargli dignità, di dare fiducia in se stessa. Ci consente anche di partire da una posizione che non possiamo sapere, non possiamo interpretare per ciò che abbiamo imparato qualcosa che riguarda la persona stessa, perché la persona stessa non solo, ma è anche unica. E quell'unicità, insieme a ciò che noi abbiamo imparato, allora rende possibile incominciare a creare delle storie, delle narrazioni che possano avere senso quando le persone sentono magari che senso non ha o che è una storia che si ripete, che fa male, che è troppo stretta, no? È possibile vivere in maniera diversa. Questo è quello che noi possiamo fare. E questo punto è connesso al fatto che sempre più questo è legato sia alla sistemica, però una pratica di un movimento che oggi esiste, che sostiene che le persone dirette interessate devono far parte delle decisioni che si prendono su di loro. Cioè i luoghi di incontro dei professionisti, che sono teoricamente per parlare delle persone, c'è un movimento sistemico oggi che dice, e non solo sistemico, che dice è molto importante che quei luoghi siano condivisi con i diretti interessati, che le decisioni vengano prese insieme, che la discussione sia una discussione aperta e che la persona sia libera di poter dire anche quali sono i suoi desideri, quali possono essere i suoi sogni, quali sono le proprie necessità
e connetterle con quello che stiamo dicendo come professionisti, che non deve essere un segreto. Un ulteriore punto della sistemica, anche molto importante, che ha incominciato a sviluppare queste idee ancora negli anni 70, è il discorso delle reti. Delle reti sociali, delle reti professionali, e questo ci consente di arricchire lo sguardo. E effettivamente, se prima all'inizio parlavo anche della ricerca delle risorse, ci consente di creare delle risorse, di offrire delle risorse, oltre al fatto che è una pratica necessaria, perché molte volte una persona viene trattata da diversi professionisti che non sono in contatto fra di loro. Allora, la rete ha anche un aspetto informale fondamentale, non lo dico io, questo è un'idea che così si è sviluppata, e l'aspetto informale è anche molto importante, cioè la relazione che gli stessi professionisti che costruiscono la rete attorno alla persona hanno fra di loro, con anche una certa flessibilità e non rigidità rispetto a ciò che ognuno deve fare, no? Perché possa fluire. E forse un ultimo punto che a me verrebbe da elencare in questa domanda che mi hai fatto, Thais, è il fatto che il pensiero sistemico è una cosa, la pratica sistemica è un'altra. All'interno della pratica sistemica è possibile lavorare con individui, ma l'approccio sistemico nasce come terapia familiare, e vale a dire come incontri insieme alle famiglie, che vede nei familiari più stretti la risorsa più grande per poter cambiare dinamiche relazionali che favoriscano non solo i sintomi che una persona è portatrice, ma il benessere dell'intero nucleo familiare. Sono i rapporti più intimi, le emozioni più intense si vivono all'interno della famiglia, e quindi questo non lo dico perché la famiglia è la ragione, è il motivo. Una volta si vedeva la terapia familiare, c'era chi poteva criticarla perché diceva che trovava nel rapporto genitori-figli o nelle relazioni familiari i motivi del malessere, e poi si è incominciato a dire che quel malessere lo portava avanti una persona, come se portasse, no, la bandiera insieme ai sintomi, qua stiamo male. Pur non potendo dire che nulla di ciò sia vero, noi non cerchiamo i motivi, però lavorando con i rapporti significativi e creando insieme dei cambiamenti, questo può, nella mia esperienza in terapia familiare, si creano magie molto velocemente, cosa che con gli psicofarmaci non accade. Con gli psicofarmaci magari da una parte si abbassano, scompaiono dei sintomi, da un'altra parte ci sono effetti collaterali indesiderati, e da un'altra non trattiamo il malessere, che è un malessere psichico, e quindi che parla di quello. Magari su questa domanda mi fermo qui, potrei dire altre cose, però insomma mi sembra che siano sufficienti. Mi aggancio a una cosa, perché poi vado avanti, perché non so, c'è un po' la discussione, no? Anche di paradigmi, del cambiamento di paradigma, del biomedico al biopsicosociale, no? Tutto questo quanto. Si dice che, in una di queste pubblicazioni, mi ricordo che mi è molto fatto pensare, no? Perché oggi abbiamo giustamente un emergere delle neuroscienze molto, no? Diciamo, virulento, dominante. Bravo. Sì. Che da una parte è giusto conoscere il cervello, tutti i meccanismi, tutte le potenzialità e tutto, no? Però mi ricordo, se non mi sbaglio, sì, penso che era un pezzo di un articolo di Mezzina,
dove portavo un po' questo pensiero che la neuroscienze va benissimo che ci sia la ricerca e tutto, però c'è un rischio di una neobiologizzazione, no? Tornare un po' al meccanicismo delle cose e che questo un po' prende la scena e si lascia da parte altre cose, nel senso di pensare che è tutto sul cervello e che poi alla fine se dai un farmaco si risolve perché chimicamente si stabilisce qualcosa, si stabilizza qualcosa e via, no? E basta. Allora, diceva un po' di questo rischio di una neo-biomedicalizzazione di questo discorso di tutto neuro qua. Noi vediamo anche i termini, neuropsicologia, una neuromotricità, tutto guadagna un po' questo neuro prima, che potrebbe esserci un po' questo effetto. Cosa ne pensi di questo? Beh, mi viene da dire che sono totalmente d'accordo con te, e in quanto non solo sistemica, perché diciamo che allora dico questo, non solo come sistemica, ma anche nel ruolo che ho di presidente del CIPRA, fondatrice del CIPRA. Questa è un'idea fondamentale all'interno del CIPRA. Magari poi dopo parliamo del CIPRA. All'interno del pensiero sistemico, la nascita della pratica sistemica negli anni 50 accade in due poli diversi. Uno è nella sponda est degli Stati Uniti, con professionisti come Ackermann, come Minuchin, Salvador Minuchin, che ho conosciuto bene, con lui ho fatto formazione, una specializzazione. Lui aveva incominciato, quando è arrivato negli Stati Uniti a inizio anni 50, a lavorare in una child guidance, che sarebbe una specie di neuropsichiatria infantile nostra. E la prima cosa che lui ha dichiarato è stato: io non voglio diagnosticare bambini, non voglio dare loro degli psicofarmaci, voglio vederli con i genitori. Ora, perché ciò che lui ha fatto ha avuto così tanto successo? Perché lui ha saputo anche documentare il lavoro che faceva e dimostrare che nel giro di poco tempo bambini, ragazzini insostenibili o con dei sintomi sicuramente marcati, dopo pochi incontri in famiglia e con i genitori, stavano tanto, tanto meglio. Questo è l'inizio della pratica di Salvador Minuchin, che non è certamente l'unico, e la sponda est. Adesso non farò una lezione su come nascono gli approcci sistemici, ma quello è un filone dove contemporaneamente, inizio anni 50, un altro gruppo guidato da un epistemologo, biologo, antropologo chiamato Gregory Bateson, costruisce un gruppo di ricerca perché vuole studiare la comunicazione umana in situazioni in cui c'è un disagio psichico. Nelle loro osservazioni, erano un gruppo di studiosi, un gruppo che faceva ricerca attraverso l'osservazione, per cui è un movimento molto diverso dai clinici della sponda est, che però ciò che hanno in comune tutti gli approcci sistemici quando nascono è proprio quello di cui parlavo, Thais, e cioè che all'interno delle dinamiche familiari è possibile vedere anche come si sviluppa, loro dicevano allora, il malessere, anche lavorando su quello. Creare situazioni in cui, e quindi non si crede nella malattia, cioè in senso proprio, come se fosse il corpo che si ammala, che contiene anche la mente, che bisogna
prendere delle medicine per poter guarire. Dopodiché c'è una seconda generazione che continua il lavoro, la sponda est che lavora molto con le emozioni, con il rapporto, si sviluppa nel centro d'Italia. Per questo io sono arrivata in Italia, perché la seconda generazione era lì. La seconda generazione della sponda ovest di Palo Alto del gruppo di Bateson si sviluppa dentro un gruppo di clinici a Milano. Parte di queste guidato da Mara Selvini Palazzoli. Parte, il gruppo a un certo punto si separa, una parte di loro, che sono Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, hanno aperto anche una scuola di formazione, e in un anno sabbatico io sono arrivata in Italia, venivo da una parte al paese che aveva chiuso i manicomi e da un'altra parte a fare una formazione, una specializzazione con clinici che lavoravano con il disagio psichico, con la famiglia, ma anche con gli individui, e attraverso quel lavoro era possibile guarire, cioè era possibile arrivare a una situazione di maggior benessere. E quando tu dici oggi che questi paradigmi si contrappongono e che sta prendendo nuovamente il sopravvento quello considerato più scientifico, e che trova le cause attraverso la ricerca e lo studio della mente in senso biologico, e sicuramente credo che ci siano molti interessi, e nuovamente non è un'idea mia, io concordo con quello che molti colleghi studiano da tempo. E sono, però sono profondamente convinta che da una parte è un modo per rendere tranquilla la comunità. Abbiamo trovato la malattia, quindi dobbiamo cercare una pastiglia. Sembrerebbe più facile. E da un'altra parte, nuovamente anche questo non lo dico io, ci sono degli interessi economici e ci sono le case farmaceutiche che certo hanno un interesse, quello di promuovere e vendere ciò che producono, e le case farmaceutiche sono forti. Credo che noi sistemici, terapeuti relazionali che crediamo profondamente in questo, siamo finora stati in qualche modo meno bravi a dimostrare con la ricerca quanto il nostro lavoro è quello che veramente aiuta. E a volte a me viene voglia di urlare ai quattro venti: guardate che questa persona è venuta quest'estate, stava impazzendo dalla quantità di voci che sentiva da tutti i vicini contro di lui, ma anche dalle persone che passavano per strada, non dormiva più. E nel giro di pochi incontri abbiamo trovato il significato di queste voci. Lui ha incominciato a sentire che le voci placavano. Da me in studio non le ha mai sentite. È riuscito poi a tradurlo in atti da poter distaccarsi da ciò che non gli faceva bene, cambiare abitazione, addirittura città. Cioè, una persona che è arrivata da me in uno stato ormai da più di un anno, di estrema sofferenza, molto difficile, non riusciva praticamente a fare più niente. Era il mese di agosto, fine agosto. Oggi siamo ad aprile ed è una persona che sta lavorando e sta lavorando bene, già
molto creativo. E addirittura dopo che è passato un periodo in cui una persona di quasi 40 anni, non giovane, però viveva molto vicino dai genitori, ha cambiato, evoluto quel rapporto, e, spostandosi proprio in una fase intermedia in cui è all'interno di un progetto di co-housing, ma dove si trova benissimo. Poi magari parliamo delle sfide, di quello che c'è oggi, di quello che anche col CIPRA stiamo sviluppando. Vedere quanto addirittura riesce adesso ad avvicinarsi ai genitori da un punto buono, quando va a trovarli, però ha fatto anche la distinzione, si trova in un altro posto e sta bene. Io credo che se riuscissimo a descrivere di più ciò che è possibile fare con questi approcci dialogici, non solo sistemici, non pretendo dire che sia solo la sistemica che funziona, le ricerche dimostrano in psicoterapia e scienze umane, una rivista che è la più antica all'interno dell'Italia, e dentro del CIPRA abbiamo un collega, fa parte del comitato scientifico, che è il condirettore Paolo Migone, che ha non da molto pubblicato un enorme studio che dimostra che il maggior successo e ciò che determina il successo non è l'approccio specifico, quanto la qualità della relazione fra l'operatore e la relazione d'aiuto, il terapeuta, e là o le persone con cui sta lavorando. Questo vuol dire moltissimo, è un dato incredibile. Se portassimo le ricerche, questi dati avanti, potremmo sensibilizzare di più la popolazione, no? Facendo capire che davvero per arrivare a un maggior benessere, forse è piuttosto che placare un sintomo, ma star male da altri punti di vista e comunque con effetti collaterali attraverso gli psicofarmaci, sarebbe ottimo poter diffondere di più ciò che c'è da molto, che non è nuovo e che è la vera terapia, che vuol dire un percorso che ti aiuta a stare meglio, che prende in considerazione che un disagio psichico è qualcosa dell'anima, è qualcosa relazionale, qualcosa legato alle emozioni, ed è un'illusione che le pastiglie su quell'ambito possano fare chissà cosa. Mi viene da pensare che, come hai detto tu, la cosa viene di cosa è scienza, no? Cosa è considerato la scienza, che poi ci arriva alla formazione, no? All'università. Basale, un concetto anche molto centrale, è la deistituzionalizzazione, no? E io un po' scherzo un po' con questa cosa, che bisognerebbe deistituzionalizzare anche le università, perché riprendere un po', andare un po' avanti e non stare chiuso in modelli che sono lì, no? E si ripetono, o si aggiunge una cosa per dare un po' un'impronta moderna, ma di cose vecchie, no? Allora, sì, e arriviamo alla formazione a questo punto, no? Penso che a questo punto domando, hai citato il CIPRA, no? Che sei presidente di questo ente, ci puoi raccontare un po' di cosa si tratta, di cosa fate? Sì, molto volentieri, perché è una realtà che abbiamo voluto far nascere nel 2013, siamo riusciti a farlo, ed è una realtà, a mio avviso, speciale. Allora, il CIPRA di fatto è un movimento professionale culturale, ci riteniamo un movimento nel senso che
dico una parola forte, ma io forse è la prima volta che la dico, però io mi sento così, cioè militiamo in qualche modo. E direi fondamentalmente su due fronti. Il primo riguarda un aspetto che finora abbiamo toccato solo quando abbiamo parlato delle reti, appena appena, però il primo molto importante riguarda il fatto che siamo un movimento con una prospettiva pluralista, una prospettiva cosmopolita, non etnocentrica, scusate le parole difficili, che forse adesso spiego un attimo meglio, rispetto alle professioni. E cioè l'Italia ha degli aspetti grandiosi come essere stata l'unica che ha chiuso i manicomi. Questo c'è da dire, c'è da continuare a ricordare, ma non basta. Da un'altra parte ha dei punti deboli, e uno dei punti deboli, e parlo sempre all'interno di questo ambito, è che c'è un'idea di professioni forti che possono portare avanti un po' tutto e che quindi hanno una specie di monopolio. E una volta era così con i medici e l'Italia così avanti con una legge come la legge Basaglia era totalmente indietro rispetto alla figura dello psicologo che c'era più o meno ovunque nel mondo occidentale e in Italia mancava. E finalmente è stata riconosciuta nel 89, che cioè, è una cosa. Io ero arrivata nel 1990 a fare la formazione a Milano e quando mi hanno spiegato la realtà professionale, non solo non ci potevo credere, ma mi era difficile capire quello che mi stavano dicendo. Cioè io venivo da una realtà dove la quantità di professioni in relazione d'aiuto era enorme, erano complementari, in alcuni punti si toccavano e c'era anche una consapevolezza da parte del cittadino che ha il diritto di scegliere il tipo di lavoro che vuol fare. Quello che voglio dire è che nella storia italiana i medici hanno fatto, sembra, io non c'ero, ma una specie di guerra agli psicologi finché la professione di psicologo è stata riconosciuta. Una volta che la professione dello psicologo, importantissima, è stata riconosciuta, hanno introdotto all'interno dello stesso gruppo gli psicoterapeuti, che non è la stessa cosa, c'è come due liste separate, ma di fatto è all'interno di uno stesso albo. E dopo quello che è successo è stato che è come se avessero fatto un sinonimo di psicologia, che è una cosa, e psicologo, che è una professione specifica, e sempre più alcuni movimenti politici professionali hanno incominciato a sviluppare quest'idea che lo psicologo può più o meno fare tutto, dall'inizio alla fine, trattando le persone. Ci sono molte altre figure professionali. In Italia si parla tanto del counselor perché il counseling ha preso piedi, non a caso, è una figura che assolutamente quando sono arrivata in Italia ho sentito che mancasse, no? Però anche i mediatori familiari in Italia incominciano ad essere delle professioni che erano non regolamentate, adesso incominciano ad essere riconosciute. Ma ci sono realtà altre nel mondo in cui la quantità di professionisti della relazione d'aiuto è tale per cui si diffonde un'idea che io posso scegliere quello che voglio fare, no? E uno chiede, ah, in questa fase di passaggio ragazzi possono dire uno all'altro, io sto facendo danza terapia, e un altro dice, io invece, cioè in situazioni anche evolutive che sono preventive. Non bisogna andare in situazioni estreme soltanto a chiedere aiuto, ma ci si può arricchire di situazioni di altro tipo. Il CIPRA, dunque,
da una parte questa caratteristica che vuole vedere in una posizione inclusiva quante più professioni di aiuto che creino un contesto democratico dove le persone possano liberamente scegliere ciò che vogliono per loro stesse, sempre con maggior consapevolezza, dove i professionisti possano trovare dei punti di incontro e anche distinguersi e creare delle vere reti. E ciò che io sto dicendo può sembrare molto più costoso, ma di fatto le ricerche dimostrano che con la deistituzionalizzazione, un buon lavoro di rete e con l'accompagnamento di diverse figure professionali a seconda dei bisogni o più di una comunque, diventa una situazione molto più economica di fatto. E un secondo filone che potrebbe essere come tutto connesso, però è decisamente un secondo filone e altro su cui stiamo lavorando molto, riguarda i diritti umani delle persone cosiddette fragili. Non riguarda solo la salute mentale, possono essere persone che portatrici di disabilità, possono essere gli anziani, anche l'ambito di bambini e famiglie, gli scandali che ci sono stati di recente, relativamente di recente, rispetto a tutto il discorso della tutela minore o in ambiti adottivi. Insomma, noi facciamo un lavoro che è un lavoro che mira ad essere sempre più consapevoli di come non fare un utilizzo improprio del potere dettato dal ruolo del professionista nel contatto con gli utenti o le persone con cui lavorano. E su questo facciamo delle attività culturali, costruiamo reti all'interno d'Italia, perché Thais, tu all'inizio hai fatto un'introduzione dicendo siamo, e dopo sei tornata al discorso dicendo siamo in una fase critica, in una fase in cui sta prendendo il sopravvento un approccio che dimentica tutto l'aspetto relazionale. E quindi non solo noi siamo molto favorevoli agli approcci relazionali, ma lavoriamo per quello che chiamiamo in senso lato e su molti fronti i diritti umani di queste persone. Una cosa che mi sono dimenticata di dire e non è secondaria, dicevo la libera scelta del cittadino, anche la libera circolazione del sapere. Questo è un aspetto costituzionale che il nostro purtroppo ordine, e quando dico nostro mi riferisco adesso in quanto psicologa, qualche anno fa ha cambiato un articolo nel codice deontologico, che è un articolo difficile da capire, dove dice che lo psicologo non può insegnare materie psicologiche a non psicologi. E questo è un tema estremamente delicato, perché si perde la nozione della psicologia, che è una scienza trasversale, che subentra per forza non solo quella, anche l'antropologia, la sociologia. Sono discipline di cui non possiamo farne a meno. Quindi l'idea che uno possa insegnare la psicologia soltanto a psicologi va contro l'idea della libera circolazione dei saperi, quindi è anche, a mio avviso, anticostituzionale. Noi siamo un movimento che lavora a favore di tutto questo, multiprofessionale, con l'idea di creare anche interprofessionalità. Non so, potrei parlare molto di più, perché poi mi appassiono e parlo molto di più di queste cose. Però chiedendomi che cos'è la realtà del CIPRA,
E posso dire che è questo e che ci occupiamo non solo a livello culturale, ma anche abbiamo attraverso le reti cominciato a creare un'applicazione pratica di tutto ciò che implica anche l'inclusione delle professioni, la valorizzazione della pluralità e anche situazioni che dimostrano che il benessere va creato attraverso la relazione d'aiuto. E questo io, quando mi racconti tutto questo, mi collego molto anche a proprio l'idea di Basaglia, no? Di se la persona è al centro, le specialità diventano molto, molto secondarie, no? Mi ha ricordato anche di un'esperienza quando facevo ricerca in Brasile, no? La mia ricerca di dottorato. Con psicologi che lavoravano nei centri di salute mentale, no? E mi hanno raccontato che in una città dove ho fatto la ricerca, che era una città grande di quasi 1 milione di abitanti e tutto, hanno portato questa idea di Basaglia ai servizi, no? Che stavano nascendo, perché il nostro è un po' in là, no? Rispetto a quelli italiani. E la persona, la coordinatrice, era venuta a Trieste, aveva fatto la sua formazione e tutto, e ha portato tutta questa novità e radicalmente ha detto che non si faceva più niente di specifico, tutti dovrebbero fare le cose diverse, laboratori, officine, allora tutte le figure, no? Mi ha ricordato un po' che questo ha portato, diciamo, degli effetti, tanti effetti, diciamo, anche dal punto di vista del professionista che ha detto: ma cosa faccio? Ma qual è il mio ruolo qua? No? Guarda, questo aspetto Thais, è molto importante. Forse mi preme dire che al CIPRA non è che diciamo che tutti facciano tutto. Quello che noi diciamo è che una professione non può fare tutto e che la diversità è una ricchezza. La diversificazione è necessaria, quindi lavoriamo molto sul capire dove sono i confini per valorizzare ogni singola professione. Aggiungiamo non senza punti d'incontro, senza quella rigidità dove a quel punto si creano situazioni ridicole, passatemi il termine. Come per esempio, io lavoro nella regione Emilia-Romagna da molti anni con lo sviluppo dei servizi di counseling nei centri per le famiglie e conosco anche, non ho fatto la formazione, ma poi sono entrata nei processi di supervisione sulla mediazione familiare, che ha vissuto poi a sua volta un processo dove oggi ci sono approcci anche sistemici di mediazione familiare nei centri per le famiglie. Allora, c'era un momento in cui ho notato che si era arrivata a una situazione paradossale dove, per esempio, una coppia di genitori veniva per un percorso di counseling che passava ad essere una situazione dove la loro crisi andava verso una separazione e quindi il counselor, nel momento in cui parlavano di quell'eventualità, doveva inviare la coppia, anche se aveva creato un buon legame in quei due incontri, deve dire: oh, io non sono l'indirizzo giusto, adesso dovete andare. O viceversa, una coppia che arriva in mediazione dice: vogliamo arrivare ad un accordo buono di separazione. Al secondo incontro dicono: però vorremmo magari e creiamo, o al terzo incontro, di poter stare bene insieme. Allora il mediatore doveva dire: ok, allora adesso andate da un'altra parte, da un altro professionista.
È un esempio piccolo di come è necessario differenziare le professioni, al contempo dando importanza e privilegiando la relazione con le persone, uscendo da confini rigidi che poi non sono a favore di nessuno, certo non dei nostri clienti. Sì, no, tornando alla storia, è proprio questo, perché l'esperienza è diventata anche quella un laboratorio, no? Racconto questo che per me è molto significativo, no? La persona ha portato la sua lettura su queste idee, no? Tutte che erano molto, no? Aveva vissuto, no? E poi ha fatto anche la sua interpretazione di quello, ha portato a questo contesto. E le persone sono andate in crisi, non gli utenti, i professionisti, perché hanno detto cosa faccio, no? Pian piano si sono un po' messi in una situazione di dover guardare la persona e non la tecnica, no? E piano piano le cose si sono un po' equilibrate perché hanno un po' denudato, si sono denudate delle tecniche. Si sono messi in contatto e poi alla fine si sono create altre cose e riprendendo, no, che ci sono delle figure diverse, non è una cosa unica, ma che la partenza è proprio come hai detto tu, la relazione, no? Chi ho davanti e non la tecnica, quello che ho imparato là, che è qua, no? Giusto per finire la storia, è stato molto interessante, è molto questo che mi racconti, che ci racconti. Sì. Bon, direi che possiamo anche partire a parlare delle sfide, no? E sfide e possibili contributi dell'approccio sistemico, di quello che fate, della tua esperienza. Allora, in senso più lato mi viene da dire che pur parlando di salute mentale di Basaglia, sappiamo bene che molto inizia con i bambini e dalla scuola. Io credo che l'istituzione scolastica oggi in Italia abbia bisogno di ammorbidirsi un po'. Sento sofferenza fra gli insegnanti, tensione che non può non essere trasmessa ai bambini. E parlando di istituzione, la scuola è sempre più un'istituzione che, a mio avviso, deve diventare una realtà più fluida, più aperta. All'interno delle sfide, dentro la scuola, direi che anche lì è importante la pluralità delle figure che lavorano. Io ho l'esperienza, di un paese dove ogni classe aveva e ha tuttora il counselor che dedica delle ore a settimana e che lavora anche, nel rapporto, del gruppo classe con l'insegnante, lavora con il gruppo dell'insegnante, lavora nel migliorare il rapporto scuola-famiglia, pensa a come la scuola può rispondere alle aspettative dei ragazzi, dei genitori e non solo degli insegnanti o di un ministero, no? Credo che anche all'interno della scuola ci siano tutta una diversificazione di figure, come per esempio lo psicopedagogista, che è importante che abbia un suo spazio e che ci sia una struttura che prevede e non prevede queste figure, no? Anche lo psicologo, cioè sono persone come libero professionisti che hanno un accordo e dipende da quanti soldi hai,
Credo che se il bacino scolastico fosse più flessibile e accogliesse diverse figure professionali a seconda delle situazioni in una vera collaborazione, potrebbe questa essere una misura non solo preventiva, ma di crescita che potrebbe aiutarci a fare un salto che oggi non c'è, come se stessimo facendo salti all'indietro, questa è la sensazione che ho. Per cui, così mi è venuto in mente in questo momento parlare di questa sfida, anche se quando mi hai chiesto di fare questa conversazione, alla radio e mi hai detto di cosa si trattava, non ho mai pensato che avrei parlato della scuola. Ad ogni modo, se parliamo dei servizi pubblici oggi di salute mentale, ok, abbiamo chiuso i manicomi, ma c'è molto da fare nel territorio, nella comunità, che passa dalla sensibilizzazione delle persone fino a situazioni che qua e là esistono, di servizi che come i centri psicosociali, li chiamiamo in Lombardia i CPS o centri di salute mentale, CSM, insomma in ogni regione si chiamano un pochino diverso, però questi centri che possano essere dei posti dove le persone si sentano a loro agio, possano fare delle attività, possano trovare dei gruppi, possano socializzare. Oggi sono diventati posti sanitari tout court, dove la maggior parte dell'utenza che accede riceve una conversazione con uno psichiatra che dà lo psicofarmaco oppure l'infermiere che lo prescrive, che non lo prescrive, lo dà proprio se bisogna dare un'iniezione. Una volta, quando io parlavo male l'italiano ed ero arrivata da poco in Italia, stavo parlando con un ragazzo che mi ha detto che andava al CPS dopo che era stato ricoverato in psichiatria. E io gli ho chiesto che cos'è il CPS, ero arrivata da molto poco, e gli ho chiesto cos'è il CPS e mi ricordo che lui mi ha risposto: è come un oratorio dove tu vai, puoi trascorrere del tempo, ma ci sono dentro anche dei medici che ti danno le medicine di cui hai bisogno, no? E la faccenda dell'oratorio, che quella è una realtà in Italia che in molti posti ancora funziona, al di là dell'aspetto religioso, come un posto di aggregazione per i ragazzi pomeridiano molto forte, no? E anche estivo, e anche mi fa venire in mente che l'idea da questi piccoli centri a posti residenziali, a che possano essere umani, che davvero trattino la relazione e valorizzino le persone, io credo che questa sia la sfida principale. Ripeto, qualcosa c'è, ci sono i TERP che lavorano nelle comunità, però il rischio, tu parli di sfide. Il rischio è che i piccoli posti che abbiamo siano posti o i tanti, quelli che esistono, che diventano piccoli manicomi, no? I posti residenziali oggi stanno tornando a delle pratiche che io credo che nel 78, dopo il 78, negli anni 80 erano impensabili. Questo io credo che sia anche per via di mancanza di risorse, di studio, di investimento, gli operatori stessi quindi hanno un po' perso la bussola rispetto a tutta la
la nostra realtà che da andare fieri in tutto il mondo. Siamo l'unico paese al mondo che ha fatto una legge, quella 180 chiamata Basaglia. E quindi, ecco, come Cipra, noi proviamo a sensibilizzare al riguardo, vogliamo diventare quanto di più. Ci sono oggi delle realtà, e non poche, e sono relativamente recenti, e quindi questo credo che se vorremmo finire con un tocco di ottimismo, mi viene da fare un elenco e guardo perché li ho scritti, non vorrei dimenticarvene, se mi dimentico una chiedo scusa. Però c'è una realtà chiamata la Consensus Conference che è quella che vuole dichiarare che l'approccio relazionale è molto più efficace di quello farmacologico. Ed è una realtà che ha scritto, tra l'altro è legato a un manifesto che è arrivato all'Istituto Superiore della Sanità. Questo manifesto è stato firmato, scritto dalle mani del presidente della SPI, Tanopoulos, da Barbato, Starace, sono psichiatri che dirigono dei... da Antonello D'Elia, che è un collega di Roma dell'Accademia di Psicoterapia Familiare ed è anche il presidente del Movimento Psichiatria Democratica e anche socio del CIPRA, un professore di Pavia, Politi, uno per avere dentro anche l'università. Un'altra realtà molto interessante è di tre associazioni di psicoterapia molto importanti. Una è il CNSP, che sarebbe il Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia. L'altra è la FIAP, che è la Federazione Italiana di Associazioni di Psicoterapia, e l'altra è la Società Italiana di Psicoterapia, la SIPSIC, che insieme dichiarano che mancano operatori nel pubblico per permettere alle persone di giungere a una psicoterapia. Tu mi hai parlato, Thais, mi hai chiesto quali sono le sfide. Una delle sfide è quella di non creare una differenza su basi economiche e che tutti abbiano accesso alla psicoterapia. Oggi la psicoterapia è fondamentalmente privata in Italia, per cui non tutti hanno accesso. E questo è un... Poi c'è una realtà che ha una sigla difficilissima, ma abbiamo costruito e lo ha promosso Giuseppe Tibaldi, che è uno psichiatra che dirige il centro a Carpi, ha promosso il gruppo italiano, è il, dentro il CIPRA, il referente degli psichiatri, il socio del CIPRA, il referente degli psichiatri. La sigla è IIPDW, che sarebbe per International Institute Psychiatric Drugs Withdrawal. Fondamentalmente è un movimento che è proprio contro l'abuso e l'utilizzo sfrenato di psicofarmaci, antidepressivi, non solo antipsicotici, ma anche quelli che vanno alla grande oggi, no? Che sono gli antidepressivi. Hanno fatto il gruppo italiano un primo congresso a gennaio del 2020, proprio prima della pandemia. È stato un congresso fondativo che ha iniziato a costruire le reti, no? Insieme a noi, e visto che ci siamo, c'è un convegno internazionale post pandemia il 6 e 7 maggio, su giornate in cui si parlerà di tutte le alternative agli psicofarmaci. E poi ci sono anche le realtà che stanno introducendo, per chiudere il cerchio con la sistemica,
l'Open Dialogue che ha sviluppato Secula e che sta avendo sempre più, parlando di dialogue, sta avendo sempre più voce. In Italia si sta introducendo, io so che anche in Emilia-Romagna ci sono realtà, anche qua Tibaldi è molto attivo dentro. E poi ci sono le reti con le associazioni dei familiari e l'UNASAM, noi curiamo molto anche questo genere di reti come Cipra. Ecco, volevo fare questi cenni visto che questa intervista parla, perché penso che bisogna valorizzare quello che si sta facendo. Io forse prima di concludere mi scuso con chi senta, perché so che state registrando e verrà inserito in un canale YouTube, per chi sentendo questa relazione senta che non ho sufficientemente valorizzato o che ho dimenticato qualche realtà. L'obiettivo mi pare non fosse questo, ma era quello di pensare un po' partendo dalla sistemica e Basaglia dove siamo oggi e che cos'è il Cipra. Ecco, su questo penso di poter, di aver in qualche modo detto. Poi magari nel canale YouTube potremo mettere man mano le persone se vogliono aggiungere dei siti per indirizzare o delle pubblicazioni, perché oggi ci sono sempre più pubblicazioni. Il gruppo italiano della International Institute Psychiatric Drug Withdrawal sta da qualche annetto, da prima della pandemia e durante, ha continuato facendo un bellissimo lavoro di traduzione di materiale bibliografico in italiano. E quindi lì penso che possa essere un'occasione magari di pubblicare, credo che si possa nei canali YouTube inserire anche dei link o cose del genere, no? Cecilia, ti ringraziamo tantissimo, colgo l'occasione anche per ricordare il sito web di Cipra, che è cipraweb.it, proprio con l'invito a tutti i professionisti delle relazioni di aiuto di tenerlo come punto di riferimento alla luce di tutte le riflessioni che ci hai portato. Grazie Pierpaolo, se posso a questo punto dico che l'associazione annuale è di 30 euro soltanto e questa è proprio la nostra politica, poter essere un movimento numeroso in tanti e non gravare sulle tasche nostre che sono già mezzo vuote. Ecco. Grazie, quindi con l'invito a tutti i professionisti che ci ascoltano di costruire reti, di entrare in questo tipo di associazioni, enti, ma anche gruppi che possano promuovere un taglio di questo tipo rispetto alla salute mentale. Ringrazio. Posso dire solo una cosa che mi sta così, no? Ma è utilissimo anche sapere tutte queste iniziative, no? Perché veramente questo anche è poter fare rete, no? Però quando dici che hanno delle richieste di introdurre di più la psicoterapia nel sistema sanitario, no? Non so, ti domando, Cecilia, questo, perché io, come sono anche, io ho vissuto altri contesti, vedo che questo è molto anche come è stato fatto qua in Italia, la divisione di psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, altre figure, no? Fatto in questo modo qua, e ti domando se questo manifesto potrebbe essere anche più allargato, non solo la psicoterapia, ma la richiesta delle figure proprio della relazione di aiuto, no? Che vedo che tante volte si ghettizza un po' le cose e penso che magari il senso potrebbe essere anche quello, secondo te? Allora, questo senz'altro, perché è quello che come Cipra diciamo. Io vi ho raccontato delle realtà altre, quello, ovviamente le associazioni di psicoterapia sono favorevoli a che ci sia. Noi diciamo, se incomincia ad esserci la psicoterapia è già una buona cosa, no? Noi siamo favorevoli assolutamente all'introduzione anche di percorsi variegati e di figure distinte, di figure che possono
A volte dare un sostegno che la psicoterapia non può, non ha luogo. Cioè la psicoterapia è meravigliosa in alcune situazioni. Sappiamo che in situazioni di forte crisi non è quello. E l'alternativa allo psicofarmaco, se non è la psicoterapia, può essere forme diverse di accompagnamento leggero, passatemi il termine, no? E quindi che in Italia non sia un tabù e non diventi pauroso dire che una figura come il counselor può accompagnare all'interno di una rete, sapendo quello che sta succedendo, non da solo, nel servizio pubblico, diversamente dall'educatore professionale, perché l'educatore professionale è una figura importantissima, ma è all'interno di un paradigma molto diverso da quello del counselor. Allora, l'idea che ci sia anche una figura come il counselor, io credo che non sarebbe un'invenzione italiana, sarebbe un'apertura, sicuramente potrebbe risparmiare soldi, offrire un servizio prezioso a persone bisognose e dare più lavoro a persone cui manca il lavoro. Tutti Come già esiste in altre realtà, come per esempio il sistema inglese e tanti altri contesti, assolutamente. no? Il sistema inglese è un po' diverso e a volte è importante guardarlo come un esempio, ma a volte ci frega perché lì psicoterapia, social workers e counselor vanno un po' spesso molto insieme. Va benissimo, non lo sto criticando, dico che per la realtà italiana non è quello che possiamo proporre oggi, anche perché le formazioni sono molto diverse. Cioè il counseling in Inghilterra si studia in un certo modo e una quantità di anni, anche in Israele il counseling, i social workers studiano, fanno un percorso estremamente esperienziali all'interno dell'università e di molti anni, per cui si capisce che facciano cose che da noi non possono fare questi. Però ecco, qua apriamo il mondo della formazione, sarebbe per un'altra ora. Facciamo un altro webinar su questo. Benissimo, grazie Cesare, mi hai aiutato Grazie, tantissimo. carissimi. Bellissima Grazie. opportunità di riflessioni. Anche Grazie per mille, me. grazie Pierpaolo. Costruiamo Arrivederci. reti anche noi Al adesso. prossimo appuntamento. Ok. Arrivederci. Arrivederci.